Raga, perdonate la voce, ma sono influenzata da giorni, quindi mi perdonerete per questo. Non sarei neanche voluta arrivare a questo punto perché queste cose mi danno pure fastidio, non c'è proprio voglia, ma dato che siete qualcuno di voi, non tutti come le zanzare che mi ronzano intorno e mi rompono le scatole, ho deciso di fare chiarezza su questa cosa. Quando qualche giorno fa ho risposto sotto a commento somiglia a Sara Raffaella col cazzo, ovviamente non era un qualcosa che si riferisse all'estetica o alla fisicità della persona, perché pure un cieco vede che Sara è una bellissima ragazza esteticamente. Mi riferivo semplicemente al fatto del tipo di persona che io, per i valori che ho, per le cose in cui credo, per il tipo di persona che sono, non voglio essere assolutamente associata in alcun modo a una ragazza che si è comportata come lei, che ha detto bugie, ha preso in giro tutti, ha mentito, ha fatto un macello. Mi dà molto fastidio, per cui ho dato questa risposta. Io sono una tipa che se dico al mio fidanzato guarda, torno dalla discoteca alle 3 e poi torno alle 3 e mezza, cioè io ci sto male perché ho detto una cosa che non corrispondeva alla realtà. Quindi pensate voi a essere paragonata anche esteticamente alla roba che mi sta veramente sui maroni a una persona che si è comportata così. Mi dispiace più forte di me. In quanto al fratellino neanche gli rispondo perché mi fai abbastanza tenerezza. Vai su Wikipedia, leggiti un attimo la mia biografia, quello che ho fatto durante questi anni, le trasmissioni, le campagne pubblicitarie, le passerelle, le cose. Che io non sono una che è diventata famosa in un programma televisivo dopo 3 giorni senza fare assolutamente nulla nella mia vita. Mi sono spaccata il culo, mi sono rimboccata le maniche. Buon pomeriggio.